Ha ridato ordine e leggi a Cuba. Ora quest'ordine, che ha fatto di Cuba un paese di progresso, deve essere protetto ad ogni costo. Esistono fazioni pericolose per il nostro popolo. Non dobbiamo permettere che sopravvivano. Dobbiamo proteggere il popolo di Cuba da influenze disturbatrici. Occorrono misure energiche e le prenderemo. Io propongo perciò che il Senato di Cuba voti subito la legge in esame, che vieta incondizionatamente le riunioni di più di quattro persone in qualsiasi luogo pubblico, ritenendole sediziose e quindi atto di tradimento verso il governo. È solo applicando questa energica ed epurativa legge che Cuba potrà salvarsi. La mozione ai voti. I signori senatori sono invitati a votare la legge, secondo la quale la riunione di più di quattro cittadini di Cuba è una violazione dell'ordine pubblico. Chi approva questa legge, prego, si alzi. Ogni riunione pubblica di più di quattro persone è approvata all'unanimità. Di che cosa si tratta? Che cosa c'è scritto? Ora ve lo leggo. Viva la libertà di Cuba. Cubano, ci defraudano dei nostri diritti. Viviamo tremando. I tiranni sono forti, ma la voce della libertà sarà più forte. Cubani, ribellatevi. Sei in arresto, cammina. Ma non ho fatto niente. Cammina! Cammina! Andiamo! Cammina! Thank you.
Manolo. 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 Cosa c'è, Manolo? Che è accaduto? Sei andato di nuovo con loro? Perché non hai aspettato domani? Non potevi? No, non potevo. Non si può più aspettare, Gina. Lo sai bene anche tu. Ma non capisci che ti giochi gli esami? No, io non li dimentico, gli esami di domani e quanto tu, mamma e Lolita avete lavorato a questo scopo. Ma non ho potuto agire altrimenti. Volevi che dicessi, no, scusatemi, Cuba dovrà aspettare finché io non avrò completato i miei studi. Ma era questione di un giorno soltanto. Ma è sempre solo questione di un giorno, di una settimana o di un anno. Ma non ausia le scuse. Le ho sentite tante dagli altri. Sì, io mi unirei a voi, ma mia moglie. Ho fede in quello che voi fate, ma ho una famiglia. Ecco perché siamo così pochi. Ma insomma, Manolo, che è stato stasera? Eravamo in tre. Distribuivamo manifesti. La polizia ha fatto fuoco. E ha colpito il nostro amico che guidava l'auto. L'hanno ucciso? Era ancora vivo quando siamo fuggiti. Ora spero che sia morto. Non guardarmi come se fossi pazzo e nelle mani dei Porra. Sì, spero che sia morto. Per il bene suo e mio. Se l'hanno preso vivo, cercheranno di sapere chi c'era con lui. Devi andare via, Manolo. Devi nasconderti. Ma domattina ho gli esami. Che importa ormai? È in gioco la tua vita. Ma supponi che non l'abbiano preso vivo. Supponi che quindi non sappiano nulla. Fuggirei davanti a delle ombre. Oh, non perdiamo la testa, Gina. Se quel giovane è vivo, non parlerà subito. C'è il preciso impegno fra noi, nel caso che ci arrestino, di resistere alle torture almeno 6 ore per dare tempo agli altri di fuggire. Dopo questo, si può cedere e parlare. Dunque, se mai verrebbero a cercarti, non prima delle 4 del mattino? Presto a poco. Ascolta, Gina. Io so dove nascondermi. E se i Porra alle 8 non saranno ancora qui, vorrà dire che non corro più pericolo. In tal caso, domani mattina alle 9 precise vienimi incontro sulla strada dell'università. Sii puntuale. Se non ti vedo, capirò che mi cercano. Allora cosa farai? Abbandonerò La Habana, cercando rifugio altrove. Non è venuto nessuno. Sono stata sempre sveglia. La notte è trascorsa come di solito. Le ronde sono passate ogni 3 ore e il nostro vicino, signor Gannaro, è tornato a casa alle 2:30. Era ubriaco. Sua moglie gli ha fatto una scenata. Ha svegliato quasi tutto il quartiere con i suoi strilli. Verso le 5 sono passati i carri di erbaci e degli ortolani. Oh, ma non ti è proprio sfuggito niente, eh? No, niente. È stata una notte davvero eterna. Oh, ma è finita bene. Sì, è finita bene. Ce l'ho dai Dio per questo. Grazie, Cinita cara. Auguri. Darò degli ottimi esami. La luce a Dei, seguiscant in pace, amen. Sull'auto. Mi scusi se non sono venuto al funerale, ma ho avuto timore di mostrarmi, so che mi cercano. Chi sono gli assassini? Hanno 1000 facce e un solo nome, i Porra. Stanno in agguato ovunque, tristi sicari del presidente. E chiunque venga preso da loro è finito. Io ho visto chi ha ucciso Manolo e il suo volto non me lo scorderò mai.
Vendicar mio fratello d'ora in poi sarà la mia sola meta, il mio solo scopo. Lei gioca la vita. E che importa? Chi potrebbe rassegnarsi a questa infamia? Non si tratta di lei soltanto. Arresteranno la sua famiglia e tutti i suoi amici. Capisco il suo cuore traboccante d'odio, ma vendicarsi uccidendo un sicario non serve a nulla. Che potrei fare di più? Venga ad unirsi a noi e lotti per la patria. Sarà questa la più nobile delle vendette, non le sembra? A chi devo presentarmi? Parlerò io col capo ed egli conferirà con chi è alla testa del movimento. Le faranno poi sapere quando e dove presentarsi. Sono pronta. Presto avrà notizie. Vuole accomodarsi. Piacere. Che bella notte. Una notte che inganna. Anche il morro è bellissimo al chiaro di luna. Ma quante vittime ha fatto fra i nostri amici? Ieri nel porto hanno preso un pesce cane e nel suo stomaco c'era un braccio di uno dei nostri migliori compagni. L'ho riconosciuto per un anello che aveva al dito. Oh, sono sempre i migliori che noi perdiamo. Manolo era uno dei migliori. Suo fratello, vero? Sì. Le faccio le mie condoglianze. Voglio prendere il suo posto. Me l'hanno già riferito. Entrare nel nostro movimento non è facile. Ed uscire vivi è ancora molto più difficile. Lo so bene. Dunque, ascolti, noi non ci impegniamo coi soliti giuramenti a parole, ma facciamo appello al cuore per essere fedeli. Lei lavora alla Metropolitan Bank, mi hanno detto. Sì, è da più di 2 anni. Bene, allora può esserci utile immediatamente. Mr. Fenner è a Cuba allo scopo di scritturare i migliori artisti cubani per dei teatri degli Stati Uniti. Egli rappresenta un gruppo finanziario che vuole organizzare dei grandi spettacoli di colore locale sulle scene americane. Quel gruppo è pronto a spendere cifre considerevoli per l'esclusiva dei diritti d'autore di bravi artisti. Mr. Fenner è accreditato alla sua banca, ma affinché possa aiutare meglio la nostra organizzazione occorre che i suoi conti siano raddoppiati con false lettere di credito e a lei affido questo compito. Può contare su me. Gli accrediti dovranno essere stampigliati con la data d'arrivo del 5, 7 e 8 giugno. Del 5, 7 e 8 giugno? Quanto tempo ho per agire? Più presto agisce, meglio è. Se accadesse qualcosa di insolito, ne informi subito Mr. Fenner all'Hotel Vista Allegra. Ma usi molta prudenza per telefono. Buenas noches. Buenas noches. Buona fortuna. Grazie. Non è più di $2,500, ma di $4,500. Com'è pallida? Si sente male? No, sto benissimo. Oh, Miss Baldez. Miss Baldez, l'ispettore Ariete della polizia. Vuol dire, prego, al suo capo ufficio di portarmi i conti che sono stati aperti a cittadini americani negli ultimi 3 mesi e chieda al cassiere se ha aperto nuovi conti ad americani stamani. Sì, signore. Grazie tante. Grazie.
Nessuna americana ha aperto un nuovo conto stamane, Mr. Seymour. Ah. Questo è di una persona nota. Un commerciante, vecchio e buon cliente della banca. Quest'altro, Thompson. È il conto di due vecchi coniugi. Ah, anche questo è noto. Si chiama Fenner. È un tale che scrittura gente per il teatro. I prelievi sembra che servano soprattutto per spese di viaggio e anticipazioni agli artisti in contratto. Questo è un uomo d'affari che finanzia una flotta da pesca qui. No, signor Ariete, fra questi conti non c'è quello che lei cerca. Lei si tiene sempre informato del movimento quotidiano di cassa, prelievi, versamenti, eccetera? Sì, mi riferiscono. E anche qualsiasi operazione eseguita in conto corrente gliela riferiscono giorno per giorno? Si capisce. Bene, allora se noterà qualche cosa di nuovo me lo comunichi. E subito. Ha capito? La tengo personalmente responsabile. Ho capito. Vada, Miss Valdez. Non occorre le rammenti, Mr. Seymour, che lei è uno straniero. Noi ci siamo visti altrove, signorita. Sono certa di no. Eppure il suo viso non mi è affatto nuovo. Davvero? Non credo di sbagliarmi, perché è difficile che io dimentichi un bel volto. Sono certa di non conoscerla. Può darsi. Mr. Tony Fenner, prego. Non mi preoccupa quel controllo in banca. È troppo logico che sospettino. Lo sanno che i movimenti rivoluzionari sono spesso finanziati dall'estero. Ma come si chiama quel porrista? Armando Ariete. E dove l'ha conosciuto? È lui che ha ucciso mio fratello mentre saliva la scalinata dell'università. Manolo aveva distribuito dei manifesti. Ecco perché l'ha ucciso. Lei lo vide? Ero là. E Armando Ariete se ne è accorso. Che gli importa dei parenti delle sue vittime? Ma chiederò d'essere autorizzata ad ucciderlo. Vuole appoggiare la mia domanda e aiutarmi. Lo meriterebbe quell'assassino. Farà qualcosa per me. Può darsi. Lei dove abita? Di fronte al cimitero Conan. Quanto è distante? Un miglio circa. Ci andiamo a piedi? Ben volentieri. Lei passa sempre di qui? Sì, questa è la strada più corta. Dov'è la sua casa? Di fronte al cancello. Di fronte al cancello del cimitero? Sì. Quanti siete in famiglia? Eravamo cinque prima che uccidessero Manolo. La casa è molto piccola, ma ci si stava bene. Si viveva d'amore, d'accordo, non ci mancava nulla. Manolo era il suo preferito? Sì, e la sera andavamo insieme a vendere fiori ai turisti. Lei non sa dove prendevamo i fiori. L'immagino. Era un peccato molto grande. Ma per ogni fiore colto recitavamo una preghiera. Manolo diceva che i morti ci guadagnavano con quel cambio. In ogni caso non potevano certo discutere. No, durante il giorno no, ma si vendicavano la notte. Avevo spesso incubi tremendi e prometteva alla Vergine di non toccare più quei fiori. Ma poi il giorno seguente ci occorreva riso, caffè e zucchero. Così attraversavate la strada e continuavate il commercio. Il più grande aiuto ce lo davano gli uomini politici alla loro morte. Enormi corone di fiori arrivavano. E qualche volta il presidente veniva a fare un discorso. Era sempre gran folla. Però ben pochi piangevano. È là che sono seppelliti i poveri? Sì, là dove vede quelle croci di legno. E quelle piccole lapidi. Dall'altra parte è diverso. Nessuno costruisce monumenti ai poveri. E si devono contentarsi della nuda terra. Sì. A cosa pensa? A niente. A niente. La sua casa ha una cantina? Sì, certamente è anche abbastanza ampia.
Sarebbe possibile indurre la sua famiglia ad andare un po' a Mantanza o altrove? Per quale motivo? Risponda a me, partirebbero senza fare domande. Non hanno denaro? Il denaro a noi non manca. Certo, partirebbero se io volessi. Ne riparleremo a giorni. E per ora non pensi più ad uccidere quel porrista. Ma che c'entra questo con la mia famiglia che deve lasciarla a casa? Lo saprà, cara, lo saprà. Penserò io a lui, ai suoi amici e anche a quella canaglia del presidente. L'importante è che mi autorizzino ad agire. E poi per quelle iene sarà la fine per sempre. Le tombe una volta tanto serviranno ai vivi. Il tabacco cubano è il migliore del mondo. Non ci conosciamo l'un l'altro, ma il movimento ci conosce uno ad uno. In altre occasioni avete dimostrato fede e coraggio e per questo vi ho convocato. Dobbiamo intraprendere un'azione difficile, un'azione che richiede soprattutto spirito di sacrificio. Come regola gli ordini andrebbero accettati senza discutere, ma dato il carattere di questo nuovo piano avete libera scelta. Se voi accettate, bene. Se rifiutate, se preferite non prendere parte a questa azione, ditelo francamente e nessuno vi farà riprovere. Siamo d'accordo? Sì. Sì. Vi presento l'ideatore di questa impresa che la dirigerà nei minimi particolari. Ascoltatelo attentamente. Se vi facessi trovare riuniti il presidente, i ministri e con loro i capi dell'esercito, insomma tutti i traditori, esponenti politici e porristi, e poi vi ordinassi di sopprimerli senza pietà, senza un pentimento, tutti in una volta, di un sol colpo. Voi eseguireste il mio ordine? Questo è il nostro più vivo desiderio. E se ciò causasse anche l'uccisione di qualche innocente? Cosa intendi tu per innocente, amico? Quelli del seguito abituale. I poro uccidono persone ben più innocenti. Chi è al seguito di quelle canaglie deve essere anch'egli considerato un traditore. Mogli, figli, servi. Ho visto uccidere dei bambini sulle strade della Habana. Sono belve assetate di sangue i porristi, ma da due mali non può nascere un bene, non nascerà mai. E noi, leali patrioti di Cuba, imiteremmo le belve. Tu saresti disposto a dare la tua vita per la patria? Certo. Allora io non ti capisco. Se daresti la tua vita innocente, perché tremi per quella degli altri? Quella degli altri non mi appartiene. Purtroppo. Io sono la sorella di Manolo Valdez, ucciso dai Porra a 19 anni perché distribuiva manifesti. Verrò con lei. La ringrazio. Io mi chiamo Guillermo Mantillo. Disponi di me. I miei due giovani fratelli erano iscritti alla mia federazione e solo per questo rigettarono in pasto i pescicani della baia. Vivi. Mi chiamo Ramon Sanchez. Le inaudite sofferenze imposte al paese da un governo che calpesta ogni umano diritto richiedono un immediato intervento. Sono pronto a seguirti. Chi esiterebbe? Certo, anch'io ti seguo. Come ti chiami? Toto Berenguer. Bene, e tu che ne pensi? Ricordate ciò che ho detto. Decidete liberamente. L'idea di uccidere, ripeto, mi spaventa, mi sconvolge. Ma se è vero che così si libera Cuba, io mi associo a voi. Perché la libertà della patria, lo sapete, è il mio sogno. Hai tutto pronto? Sì. Questo è il mio piano. Prepareremo una bomba tanto potente da poter distruggere tutto ciò che si trova entro un raggio di 100 piedi.
La prepareremo in casa di Miss Butler. E dove intendi farla esplodere? Nel cimitero, mentre il presidente accompagna il feretro di qualche personalità. E non soltanto lui, ma anche l'intero gruppo dei suoi sicari cadrà in trappola. E andranno tutti all'inferno come meritano. Forse dovremo aspettare degli anni per vedere un funerale di così grande importanza. Certa gente di solito va all'inferno già vecchia. Il funerale avrà luogo quando vogliamo. E come? Questo è compito di un altro gruppo di patrioti. Hai capito? Basterà che noi indichiamo la persona. Ma come credi possibile il trasporto di un ordigno di quel genere? Ci scopriranno subito. Scaveremo una specie di galleria tra la casa di Miss Baldet e la tomba dell'ucciso. Ora prego, fate attenzione e ascoltate i miei ordini. Toto, sulla strada maestra c'è una cava in questi giorni deserta. Tu sai dov'è? Lo so, la conosco. Bene. Io ho già nascosto l'esplosivo e in 3 o 4 volte tu mi aiuterai a portarlo a casa di Miss Baldet. Dovremo ridurre al minimo il numero dei viaggi. Guillermo, stanotte prenderai in consegna un camion carico di tubature. Funzionano elettricamente. La corrente li attraversa e fa esplodere la capsula, che a sua volta fa esplodere la dinamite. È già qui la dinamite? È dentro a quelle giare. Ne abbiamo abbastanza per far saltare mezzo cimitero e ne arriverà dell'altra. Che ore sono adesso? 4:30. Toto, perché ritarda? Fra poco sarà giorno. Stia tranquilla, Toto ha già fatto 2 viaggi. E il terzo andrà meglio ancora. Sicuro, signorita. Lo dicono anche i pescatori. La terza volta che si getta l'amo in acqua, il pesce abbocca meglio delle prime 2. Ma chi sarà il pesce? Fenner o i poliziotti? A me non sembra giusto che un capo si esponga così. Ma è proprio chi è disposto a correre i maggiori rischi che diventa capo. E poi non ne perde più l'abitudine. Il suo piano si è svolto bene finora. Ha funzionato come un orologio. Certo, gli americani sono abili, molto abili. Ma tu conosci molti americani? Ho vissuto un po' a Miami e li ho osservati da vicino. Hanno il senso pratico delle cose. Sì, ma è facile avere senso pratico a Miami. Io mi chiedo perché Fenner fa questo per noi. Ma molti americani cercano di aiutarci. Sicuro. Ma non vengono però qui ad esporre la vita come lui. Vi sono uomini che odiano l'ingiustizia in qualsiasi luogo essa regni. E credo che Fenner sia uno di questi. Il ponte di Corvo è il punto più difficile da percorrere. Quando uno meno se lo aspetta, le guardie viene in mente di perquisire i veicoli. Fenner saprà cavarsela, signorita. Ma questo ritardo è allarmante ormai. Generalmente io mi alzo a quest'ora. Che mestiere fai? Scaricatore ai docks. E tu? Sono meccanico. Automobili? No, biciclette. Oh. Me l'immaginavo. Non sei come noi. Tu lavori con la testa. Io sono libero docente di diritto all'università. E devi essere ricco. Potresti stare a casa come quell'americano. Quando un ricco lotta per la libertà, è certo un uomo di coscienza. Thank you.
Franco? L'hai preparato? È già a posto in cantina. Bene. Riponete ogni cosa, non lasciate tutto sparso. Hai una maglia? Questa roba la metta in una cesta. La copra con della biancheria. Senza dubbio sarà un bel bengala. Adesso definiamo tutto. Questa è la casa vicina e questa è la strada. A noi è indispensabile che il funerale passi solo da una di queste parti del cimitero. Di là o di qua. Gina, noi dopo andremo a studiare il posto. Ora riposi un poco. Ma più tardi avrò bisogno del suo aiuto per la scelta della personalità da sopprimere. Si trovi alle 9 al cancello principale del cimitero. Per scavare una galleria dalla casa fino qui ne avremo più di un centinaio di metri. Non è poi tanto per salvare Cuba. Ah no, ma ci vorrà molto tempo. Hai mai avuto nulla gratis in vita tua, Guillermo? Questi figli. Non sperare in nulla di più. Quando incominceremo il lavoro? Stanotte. Avete tutto il giorno per salutare le famiglie, le fidanzate, gli amici e farete bene ad approfittarne. Grazie. Io andrò a fare due passi sul mare con per accomiatarmi dalle belle ragazze. È quasi giorno, allontaniamoci uno alla volta. Arrivederci. A questa sera, alle 11 in punto. Fenner, permetti che ti dica che, quale cubano, ti sono molto grato. È un tipo fine, istruito, vero aristocratico. E guarda Toto, non sa dire quattro parole, eppure ti è molto grato anche lui, non credi? Sì, ne sono convinto. Io lavoro giù ai docks, e Miguel è meccanico di biciclette. Ce n'è di ogni razza, amico. Ciò è un bene per la nostra impresa, persone troppo simili non la porterebbero a termine. Forse hai ragione. Allora, buonanotte, signorita. Buonanotte, Tony. Buonanotte, Chico. Siamo intesi, Gina, eh? Al cancello principale del cimitero, alle 9. Della nanna con Lolita e Consuelo e questo è Manolo. E questa è lei? E forse perché ha gli occhi obliqui che la chiamano Cina? Pensavamo noi a Manolo perché fosse vestito bene e potesse studiare. Doveva fare l'avvocato, divenire famoso. Oh sì, eravamo proprio felici. Ora invece mi opprime questa casa. Capisco. Buonanotte, Cina. Tony, non mi lasci sola. Mi scusi, Tony, mi fa paura questa casa che amavo. C'è un locale vicino al porto che resta aperto tutta la notte. Possiamo andarci? Vado a cambiarmi il vestito. La nave per Miami va verso il nord. Com'è bella. Sì, è molto bella, linda e bianca. Si allontana da Havana, lascia il caldo, le strade tortuose, la paura e la morte. Sarebbe facile allontanarsi dal presidente e dai suoi degni compari. E domani respirare aria pura. Ha desiderio di partire, Tony? No, nessuno mi costringe a rimanere. Che succede, Cina? Buongiorno, signorita Valdez. Esce di buon'ora. Dammi gamberi e caffè. Sì, signor. Io mi chiamo Ariete. E io Fenner. Fenner? Fenner? Ah, sì. Quello che scrittura artisti. Infatti. Lei cerca della gente di talento. Naturale. Musicisti, cantanti, mimi, è così, non è vero? Ebbene, io sono un esperto della vita artistica della città. In avvenire si rivolga a me. Armando Ariete. Trovare gente di talento è la mia specialità. Ho sentito dire che quest'anno i gamberi del Morro sono molto grandi e grassi. Fa colazione? No. Cena.
Io metto a letto la città ogni sera, Mr. Fenner. Poi, come un buon padre, sorveglio e mi preoccupo che dorma tranquillamente. Cameriere? Conto. Sì, signor. 10 pesos. Grazie, signor. Signorita Valdez? Non lo dimentichi, Mr. Fenner. Io sono ai suoi ordini. Mi telefoni quando vuole. Grazie tante. Ah, quello è Ariete. Ci sorveglia. Attenta, Cina, attenta. Famiglia Lopez Sirven. Rodrigo Lopez Sirven è un esponente autorevole del governo. Sua moglie morì quando il loro bambino aveva poco più di un anno. Questo innocente seguì poi la madre dopo 7 mesi. Lopez cade malato per il gran dolore. Quantunque siano ormai passati molti anni, le donne della famiglia vengono quasi ogni giorno tutte qui a pregare. Io le vedo spesso. Baciano sempre la statua del bimbo prima di andarsene. No, questo no. Non mi sembra adatto. Famiglia Contreras, Vicente Contreras, è il presidente del Senato. Ci sono meno di 100 metri da qui alla casa. Contreras ha molto seguaci, ma forse sarebbe uno sbaglio sceglierlo. È ben visto anche da qualcuno del Partito Rivoluzionario. Però ha molti seguaci, ha detto. Sì. Questo è adatto. Vi sono trasformatori o dinamo potenti in queste vicinanze? No. Va bene, faremo dei turni di 4 ore. Mentre 2 scavano, 2 riposano. Un altro starà sempre in vedetta. Ogni notte dopo le 3, un camion porterà via tutto lo sterrato. Quelli del camion saranno vestiti come agenti della nettezza urbana. Mentre stanno qui, non parlate e neanche loro parleranno. Va bene, Guillermo. Incomincia pure. Questa per il presidente. Per il ministro degli affari esteri. Faccia hai ora? Lavoro forse troppo adagio. Troppo presto. Vacci piano, Ramon. Non li spendere tutti. Spingendo così anche l'uomo più robusto crollerebbe. Ti dici a te stesso. Ti vincerò. Sono io il più forte. Ma ti sbagli. Più la pala è spinta con garbo, più rende. Tu hai tendenza ad essere filosofo. Un filosofo analfabeta diviene operaio. Chi fa questo lavoro ha 2 vite. Non serve che pensi alla pala. Perciò la sua mente viaggia. Nessun marinaio può andare così lontano. Tu rendi piacevole il lavoro. Che vuoi che sia? Al mondo tutto è questione d'abitudine. Perché ci protegge? Lei è americano. Guillermo dice che lei dedica la sua vita a combattere l'ingiustizia. È per questo che è venuta a Cuba? Le fa specie? Non lo so.
Io sono qui perché il rum è buono, le ragazze carine ed è estate per tutto l'anno. Vada a letto e si addormenti. Non ci riesco. Ci provi. In 1933, Tony Fanner said to me, get your shovel and your pick, we'll strike a blow for liberty. Decided with dynamite, that is what he said to me. We'll dig all day, we'll dig all night, 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 we'll dig all day, we'll dig all night. La 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 lam, la lam lam lam. As any five men would and should. As any five men would or should. As any five men would or should. La 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 lam, la lam lam lam. La 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 lam, la lam lam lam. Quattordici, sedici, diciotto, venti, ventidue, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto. Ventotto sacchi. Solo ventotto sacchi. Non sono ventotto? No, trenta, li hai contati male. Ah, va bene, trenta. Ho fatto uno sbaglio. Ma scommetto che noi ne riempiremo più di quaranta. Ramon? Oh sì, a dir poco. Che scommettiamo? 10 pesos? Io ci sto. Scommetti anche tu, Miguel? No, e perché? Lo vedi, sa che perderebbe. No, 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 non è per questo. È soltanto che non mi piace scommettere su cose che provocano la morte. Hai ragione, continua il lavoro, andiamo. Un po' di riposo, dopo tanto lavoro. Sì, ci vuole proprio. Noi andiamo in gita alla Sfritta. Venga anche lei, uno dei nostri è rimasto senza ragazza. E chi sarebbe? Il signor Muñoz, il cassiere capo. No, dica al signor Muñoz che sono molto dolente, ma ho già un altro impegno. E non lo può disdire? No, non posso. Sarà per un'altra volta. Peccato. Buonasera. Buonasera. Indisposta. E il suo amico? Indisposto anche lui? Il mio amico? Sì, il suo amico, Mr. Fenner, l'americano. Ho visto Mr. Fenner qualche giorno fa. Mi disse che doveva recarsi nei dintorni a organizzare dei balli campagnoli, per poi mandarlo in America dove richiedono degli spettacoli popolari. Allora se il suo amico è scomparso, l'accompagnerò io in giro per i caffè una di queste sere. Oh, Mr. Fenner non è affatto scomparso, tornerà. Ma nel frattempo accetti il mio invito.
Le assicuro che ad Havana lei ha ancora molte cose da vedere. Forse, ma non nessuna compagnia. Fatto a Havana. Quando il presidente salì al potere. Allora è adatto per fargli un brindisi. Sì, mi associo a questo gesto gentile. Al presidente, un uomo che ha vissuto 7 anni di troppo. 8 anni. Ma il primo anno non si portò tanto male, amico. Non starò a discutere per un anno. Bevo. Alla corda che l'impiccherà. Bevi invece alla nostra bomba. Sì, alla bomba. E al morituro, Vincente Contreras. E speriamo che non muoia prima del tempo. Sì, attento Vincente, non si prenda una polmonite prima che sia finita la galleria. Non esca senza cappotto, signor Contreras. Attento quando attraversa la strada. Non faccia troppi stravizi. Curi la sua preziosa salute. Questi sono scherzi stupidi, finitela! Che cosa ti prende? Niente. Cos'è? Contreras, lo conosco, purtroppo. È un amico della mia famiglia. Oh, perché non ce l'hai detto prima? Non osavo. Scusate di nuovo. Ah, era un suo amico. È stato uno scherzo troppo idiota. Non si dovrebbe mai scherzare sulla morte di un uomo, anche se nemico. Si è fermato un taxi di fronte alla casa. Regina. Che succede? C'era un uomo che mi seguiva. Ho dovuto prendere un autobus e un taxi per liberarmi. Forse un corteggiatore? Oh, no, non ne aveva il tipo. Prima all'uscita della banca mi aveva fermato Ariete. Era in macchina e un uomo stava appoggiato al muro di fronte. Appunto quello che dopo mi ha seguita. Ariete che cosa le ha detto? Mi ha chiesto sue notizie. Che gli ha risposto? Gli ho risposto che lei era andato nei dintorni per organizzare dei balli campagnoli. E le ha creduto? Non lo so. È poco probabile. L'ha fatta seguire per vedere se veniva da me. Egli ha certo dei sospetti. Supponiamo che venga qui. Se noi lo uccidessimo, che cosa accadrebbe? L'azione fallirebbe e dovremmo fuggire dal paese. Dovremmo fuggire, ma non so in che modo. Esaminiamo dunque anche questa estrema eventualità. Ogni giorno dei perseguitati politici riescono a espatriare, ma in base a un piano. Accordiamoci anche noi con quei contrabbandieri che portano i fuzzaschi a Miami. Noi non faremo progetti di fuga. Perché no? Perché mettere altri al corrente del complotto centuplica il rischio. Noi possiamo salvarci soltanto se l'impresa riuscirà. Ma può darsi il caso che anche se l'impresa riesce bene, l'opinione pubblica non ci approvi. O ci consideri addirittura assassini. Chi può prevedere le reazioni dell'opinione pubblica? Pochi giorni fa, Miguel, rifiutasti una scommessa perché non ti piaceva scommettere su un lavoro che deve annientare gli oppressori della tua terra. Ora ti preoccupano le reazioni dell'opinione pubblica. Tu hai una curiosa morale. Ma ti capisco. Nessuno può agire come noi se non ha coscienza del proprio diritto. Devi ritrovarla, questa coscienza. Thank you.
sono che sporco di credo. Gina, cosa? Niente. Lei trema tutto. Ho fatto un brutto sogno. Non mi stupisce. Ariete mi aveva portata a forza sulla tomba dei Contreras. Era notte. Mi stringeva fra le braccia. Io gli rivelavo tutto. Il piano in nome dei compagni. Lui mi baciava, mi accarezzava. Io ero come inerte, incapace di sottrarmi a quei baci ripugnanti, a quelle carezze. Mi stringeva fino a togliermi il respiro. E poi d'improvviso il cimitero si riempì di gente. Di una strana gente. Che urlava. Ma sembrava cantasse. Ariete fu afferrato e con una lunga corda appeso al ramo di un albero. Dove l'arselo vivo. Sogno orribile. Perché orribile? Ariete non è forse un oppressore? Ma nel sogno sembrava che tutto fosse perduto. Che la nostra impresa fosse a un tratto fallita. No, non è vero. Non lo pensi. Anche se era un sogno, non lo pensi. Tony. Mm? Un brutto ostacolo. Uno strato di rocce dure come i muri del Morro. Con Guillermo. Preparano altre mine. Dunque, facciamo saltare le rocce? Appena sarà buio, il traffico aumenta di sera. Per questo Tony crede che le esplosioni non saranno udite. E se anche dalla strada le udissero, dato il traffico, non ci faranno caso. Non era meglio perdere qualche giorno cercando di aggirare la roccia piuttosto che correre rischi? Solo qualche giorno, sì. Ma ci sarebbe voluto di più. Forse dei mesi. Siamo già in ritardo di 20 ore. Il camion dello sterrato è ripartito vuoto. Vedrai che i poliziotti invaderanno questa casa come formiche. Non credo. Ma come si fa a non capirlo? Da troppo tempo stiamo qui. Un piano di questo genere non è mai sicuro, amico. Comporta dei rischi. Salve, amigos. Ora siamo a posto. Le mine sono pronte. Fra una mezz'ora, appena buio, lascerete la casa. Tony, ti prego di riflettere. Penserò io alle mine, poi vi seguirò. Se verrà qualcuno, mettetemi in salvo. C'è un uomo davanti alla casa. Sembra ci spii. Gina, venga qui. Ha mai veduto quell'uomo? È quello che mi seguiva al Prado. È sicura? Sì. Certo, è una spia di Ariete. Andiamo a nasconderci giù. Via i viveri e il resto. Rifate i letti. Un'automobile si ferma. È Ariete! Ricordi, se occorre chiami, noi verremo ad ucciderlo, sarà sempre uno di meno. Accetti l'omaggio. I fiori freschi sono migliori di questi. Dov'è la sua famiglia? È andata al cinema. Non mentisca, la prego. La sua famiglia è invece a Matanza. Io so sempre tutto. Rum, dei gamberi, frutti. Forse lei è venuta a prendermi per uscire? No, sto bene qui.
Io non bevo. Te la provo, brava. Sono sconce quelle ragazze che bevono. Se ne vedono in tutti i caffè ora, è una vergogna. Anche per il paese. Mi fa piacere che lei non sia come le altre. Che cosa ci trovo in quel Fender? Che cosa ci trovo? Non riesco a capirlo. Una cubana come lei non dovrebbe andare in giro con un americano. Questo non la provo. Sappiamo come sono, perché vengono qui. Quando li vedo nei caffè guardare le ragazze, motteggiarle con quelle voci aspre, penso che i dollari che ci portano non pagano tanti insulti. Non sono tutti così. Non li conosce, sono tutti uguali. E anche quel Fenner non vale più degli altri. Ho trascorso una sola sera in compagnia di Mr. Fenner. Ma una sera molto lunga. Lunghissima. Era giorno quando vi ho visti. Non le sembra strano cenare e poi fare anche colazione con uno sconosciuto? Mi offri di andare alla fiera? Già, di lunedì. Di lunedì, lo sa, non vi è mai fiera. Allora confondo con un'altra volta. Ma non è stata con lui una volta sola? Una o due. O tre, può darsi. Mangi. Non ho fame. Ha mai sentito dire che un americano si sia ucciso per delusione in amore? E non è mai accaduto. Per denaro si getterebbero anche dalla finestra. Ma non per amore. Sono privi di ogni sentimento. Il rum mi fa sudare. Mi sembrerà certo strano che le parli in questo modo. Io, un poliziotto. Tanto più che capisco bene di farle paura. Lei non mi fa paura, signor. Mentisce di nuovo. Io faccio paura ovunque vado. Perfino i miei amici hanno paura quando mi vedono. Perfino chi non ha segreti. Se gente simile esiste. Tutti abbiamo qualche cosa da nascondere. Senza eccezioni. E meno male. Altrimenti, che ci starebbero a fare al mondo i poliziotti? Voglio raccontarvi una cosa. Il mese scorso andai a Pinar del Rio, il villaggio dove sono nato. Andai a visitare mia madre. Mentre io camminavo, le strade si vuotavano. Qualche miei amici d'infanzia si chiusero in casa. Mia madre, che pur mi ha messo al mondo, mi guardava con timore. Le dissi che ero venuto a salutarla. Si mise a piangere. Le chiesi il perché e non seppe dirmelo. Soffrì. Mi fece pena veder piangere di paura mia madre. No, poi pensai, è logica la sua paura. Se fosse una nemica del presidente, anche mia madre finirebbe come tutti gli altri. Ma, giuro, ho sofferto. Perché ho molto sentito. Lei non lo crede? È così. Ho il cuore tenero. Bel tramonto mi fa versare calde lacrime. Mi piace dare il becchime ai piccioni davanti alla vecchia cattedrale. Devo bere solo, signorita? Gliel'ho detto, non bevo mai. Faccia un'eccezione per stasera. Ma lei non disapprova le donne che bevono? Questo è vero. Ma disapprovo quelle che bevono con gli stranieri. Il mio caso è assai diverso. Un uomo come Fenner potrebbe approfittarsi di lei, ma io no, certo. Sono un uomo d'onore. Non ne dubito. Ma preferisco non bere. Ma perché, insomma? Mi dia una prova di fiducia. Via, soltanto un sorso. Ora ricordo dove l'ho vista. Quando ero bambino, possedevo l'immagine di una santa e quella santa era tutto il suo ritratto. Lo prego, non
mi sfugga così. Io sono un po' ubriaco per colpa di questo maledetto rum. Ma sono un uomo. E cos'è un uomo? Un essere che non ha paura di nulla. E io non ho paura di nulla. Ora vedrà. È un gioco da eroi. Il tamburo gira. Se si arresterà dove carico, io mi sarò ucciso per amore. Io ho ucciso. Ho ucciso tanti uomini. La morte è nulla per me. Ti prego, non mi sfuggire. Sii mia e ti proteggerò. Può darsi, ma è una pazzia consapevole. Non puoi scendere laggiù, Gina. Voglio lavorare con te, ho detto, via, lasciami!
mio turno adesso? No, Ramon. Chiamami, e quando è ora? Tu non scavi stanotte. Il visconte Contreras? Cosa lo conosco. Lo conoscevo una volta. Con suo figlio eravamo amici da piccoli. Io andavo spesso da lui. Non si potrebbe mandarlo all'ospedale? No, parlerebbe anche là nel delirio. Ha una casa molto bella, con tanti quadri appesi ai muri. Ha anche due sorelle nubili che vivono con lui. Portano lunghi vestiti con preziosi merletti. Thomas ed io giocavamo in giardino sotto lo studio di suo padre. E quando il signor Contreras lavorava nello studio, le signoritas pregavano di non far troppo rumore. Una volta le sentì che ci pregavano di star zitti. Egli venne alla finestra e disse: non importa, non mi danno noia, lasciate pure che si divertano. I bambini devono divertirsi. Queste non sono parole da uomo cattivo. Che signor Contreras avrà sbagliato, certo, ma non è cattivo. È però ugualmente colpevole. Come capo del Senato e il maggior responsabile delle nostre sventure, avrebbe dovuto dimettersi finché era in tempo. Merita di morire. Calma, Ramon, calma. Ma altri sono peggio di lui. Mi fa piacere che non abbiano dato a noi l'incarico di uccidere Contreras. Che dirà Thomas? Che dirà il mio amico? Quando saprà che i patrioti hanno ucciso suo padre, correrà da me a chiedermi perché non l'hai difeso. Lui ti amava come un figlio, Ramon, e io che gli risponderò? Calma, Ramon. Ma lo sentiranno anche in strada. È meglio portarlo di sotto dove nessuno può udirlo. Andiamo, Ramon. Io non dico che non debba morire, ma vorrei che non soffrisse. Che l'uccidessero senza che lui se ne accorgesse, quel povero vecchio. Lui, non lo vedi? Io lo vedo bene. Ma quelli che non l'hanno mai veduto credono che io sia in delirio. Voi volete uccidermi? Avanti, provate! Non ci riuscirete. Io sono già morto. E i morti non si possono uccidere, non lo sapete. E quindi è meglio essere morti che vivi. Sono già lassù, in salvo. Che risate, vogliono uccidere un morto. Io sono morto da 8 giorni. Insomma, dobbiamo liberarci di Ramon, portarlo via, ucciderlo, ma finirlo. Se preferite non prendere parte a questa azione, ditelo francamente, nessuno vi farà rimproveri. Qualche cosa. Vado su a dirlo a Fenner. È indispensabile che provveda subito. Come vuoi che provveda? È impossibile portarlo via. Vaneggiando ci perderebbe. Ma c'è un modo. Quale modo? Molti altri innocenti dovranno morire. E tu vorresti... Far cosa? Uccidere Ramon. È pericoloso. Impazziremo anche noi. Se vuoi uccidere Ramon, fai pure, nessuno te lo impedisce. Avanti, uccidilo. Sei ubriaco. No, non sono ubriaco, mi creda, signor. Sono stato spesso in quella casa. Non è un
cattivo quell'uomo, è soltanto debole. Oh, lasciatemi tranquillo. La prego, mi ascolti, è morto. Insomma, vuoi andartene? La prego, mi ascolti, io quando ero piccolo... Ma già... vuoi finirlo? Siete già tornati. Dovete cercarlo finché lo trovate. Cosa è successo? È morto. È il colpevole di tutto. Sono io. Com'è accaduto? Lo riportavamo a casa, Guillermo e io. Camminava fra noi. Sembrava un po' più calmo. Parlava tranquillamente. Poi a un tratto si è divincolato e corso via. Un camion lo ha investito. Noi siamo fuggiti per non comprometterci, Tony. E lui è rimasto là come un cane, in mezzo alla strada. Sapeva che rischiava la vita unendosi a noi? Lo sapeva, sì, certo. Ed era pronta a morire. Ma per uno scopo. Non in quel modo. Per niente. Cinita, tu devi dominarti. Non posso, sono troppo stanca. Voglio andare tanto lontano. Lasciare questa casa e Cuba. Io voglio vivere. Non mi importa più di nient'altro. Porta via di qui, Tony. Non è possibile, Cinita. Bisogna aspettare. Perché? Perché sei così severo con te stesso? Perché ho un dovere da compiere. Forse il popolo insorgerebbe, si ribellerebbe anche da solo, ma quando? Non possiamo contare su questo, non possiamo andarcene. Ma anche gli altri lo vorrebbero, non ne possono più, glielo leggo sul viso. Forse ora vorrebbero andarsene per pentirsene più tardi. Tutto ciò che ora combattono rimarrebbe immutato. Il presidente a palazzo, il popolo oppresso, tutti sentiremmo il rimorso di non aver resistito. E tu, Cina, anche più degli altri ne soffriresti. Sì. Hai ragione, Tony. Io vorrei andarmene, ma capisco che è impossibile. Miss Valdez. Sì, siete. Ricorda da quanto tempo Mr. Fennell non viene in banca? Io non lo vedo più da un paio di settimane circa. Sa nulla dei suoi rapporti col partito rivoluzionario? No, certamente. E dica, Fennell è il suo amante? Mi dispiace, Miss Valdez, ma non posso intervenire, è un funzionario del governo. Risponda alla domanda. No, non è il mio amante. Cosa è dunque per lei? Un conoscente, un amico forse. Che cosa sa di lui? E della sua vita privata? Nulla. Mi ha parlato molto poco di se stesso. E dei suoi affari? So soltanto che è qui per scritturare artisti. Non mi interessa abbastanza per occuparmi della sua attività. Mentisce. Lei sa quanto me che Fenner è l'agente di un gruppo di terroristi che complottano contro il nostro governo da Miami e da New York. È pagato per venire qui ad uccidere e causare torbidi. Questo io non lo credo. E che cosa importa che non lo creda? Io parlo in base a dei fatti. Fennell non è americano. Si chiama Antonio Luis Ferrero ed è di Cuba, nato qui a La Habana. Anche se ha il passaporto americano egli è di Cuba. Sarà giudicato dai nostri tribunali e lo faremo fucilare da un plotone di nostre guardie scelte. Forse i fucili saranno americani, ma questo è tutto. Dov'è? Dov'è quel criminale? Le ripeto, non l'ho più visto. Vergogna! Lo vede e lo protegge perché è il suo amante. Non mi interrompa quando sto parlando! Non so che farne delle sue opinioni personali. Sono stanco, l'avverto, di giocare con lei. E non voglio più perdere tempo. Parli o la costringerò con la forza. Ah, dimenticavo. Lei ha molto sentimento e onore. Non sa cosa sia la paura. Ed è forse per questo che minaccio una donna. Si alzi! Per lei ci vorrebbero le frustate. 100 frustate, si alzi!
Faccia bene attenzione, non abusi oltre della mia pazienza. So che Fenner è a Lavana e comunicherà certo con lei o verrà a casa sua. In questo caso, con un pretesto, mi chiami al mio numero. Se mi disubbidisce, ricordi che pagherà con la vita. Rimettetevi tutti al lavoro o vi faccio finire in fondo al morro. Mi scusi, Miss Valdez, ma non posso far nulla. Sono straniero qui. Non ci pensi. 3 anni ancora per poco. Gina. Gina. Sì? Gina, alzati. Che succede? Niente. Vieni con me. Scherzi, Tony? No, non scherzo. Ci siamo arrivati. Va nel cimitero, Guillermo, porta il martello e batti dei colpi sulla lapide della tomba dei Contreras. Subito. Venite a sentire anche voi. Andiamo. Ha il dovere di aiutare la polizia nella difficile opera di ricerca. Il presidente ha dato ordine che gli assassini, subito dopo la cattura, siano giustiziati senza processo. Si comunica ai cittadini della Lana. Da oggi è in vigore la legge marziale. Ogni persona trovata in strada durante la notte sarà immediatamente arrestata. Si comunica ai cittadini della Lana. Chi non denuncia la polizia fatti o informazioni utili alla cattura degli assassini di Vincente Contreras sarà condannato a morte. Si comunica ai cittadini della Lana. Da oggi è in vigore la legge marziale. Ogni persona trovata in strada durante la notte sarà immediatamente arrestata. Si comunica ai cittadini della Lana. Chi non denuncia la polizia fatti o informazioni utili alla cattura degli assassini di Vincente Contreras sarà condannato a morte. Gli assassini di Vincente Contreras... Il tabacco cubano è il migliore del mondo. Ogni cittadino ha il dovere di aiutare la polizia nella difficile opera di ricerca. Il presidente ha dato... Buenas tardes. Tu sei l'artificiere? Per servirti.
fortuna che io sia qui. Sono stato 3 giorni ospite dei Ford, giorno e notte, senza dormire. 10 domande ad ogni minuto. Non ho mai mentito tanto neppure prima che mia moglie tornasse da suo padre. Aiutatemi ora, ragazzi, tiratela su. Prima qualche palata di terra e poi la dinamite. L'avete tenuta all'asciutto? Sì, con molta cura. Beh, adesso vedremo. Avete saputo cosa è successo ieri l'altro alla fabbrica di Lugana in uno scontro con la polizia? 2 porristi sono morti, ma gli altri hanno messo a fuoco l'edificio. E poi hanno ucciso 30 operai. E i detonatori? Ecco. A Vedano i porristi hanno ucciso una ragazza di 20 anni solo perché ha aperto la finestra mentre si passavano. Ma allora ormai è arrivata finalmente. Avranno il castigo che meritano. Anche fra noi vi sono delle persone che considerano l'uccisione di Contreras un grande errore. Invece quest'uccisione è servita a smascherare i Porra. Adesso almeno li conosciamo tutti di nome e di aspetto. Che si dice del funerale di domani? Verrà molta gente ad assistervi? Oh, il funerale non si farà più al cimitero Colon. Contreras se lo seppelliranno a Camagüey. Cosa? Lo seppelliranno a Camagüey. A Camagüey? Ma diventi matto, di un po'. Non è vero. Che cosa ti prende? Lo seppelliranno qui, a L'Avana. Oh, no, mio caro, c'è sul giornale. Puoi leggerlo, in prima pagina. Sospendi il lavoro. Cosa? Va via. Vabbè, come vuoi. Chi capisce è bravo. Va via. Buenas tardes. Sorelle del compianto senatore Contreras. Luisa e Manuela hanno deciso di dar sepoltura al loro amato fratello in un luogo tranquillo del Camagüey. Le signoritas Contreras, prostrate dal dolore, hanno dichiarato che non intendono far mai più ritorno a L'Avana. In tutta Cuba saranno esposte le bandiere a mezz'asta per 8 giorni a partire da oggi. Dica per nulla. C'è ancora una speranza. State a sentire. La bomba è pronta. Portiamola al palazzo del presidente. Tony. Tony, lasciami fare. Prego, Tony, la porterò io, ma lasciami fare. Sta zitto. Cambiano idea e tutto svanisce come fumo. Mi pento di essere tornato a Cuba. Ma questo non è giusto, Tony. Un patriota che perde una battaglia non deve rimpiangere per questo di essersi battuto. Molti lo rimpiangono. Ma tu non hai proprio nulla da rimproverarti, Tony. Non potevi prevedere questa nuova circostanza. Ora lascia subito Cuba, anche nel nostro interesse. Tu sei solo fra noi che i porristi conoscono. Se ti prendessero... Sta tranquillo, non sarò certo io a tradirvi. Ma è sempre un rischio rimanere. Un mio cugino ha un battello a vapore a Coimar. Ha messo in salvo parecchi nostri amici. Non per patriottismo, no, è un uomo d'affari. Prenderebbe 1 migliaio di pesos, anche da me. Sono tempi difficili, amigos. E noi troveremo questo denaro. Occorrerà un po' di tempo, ma... deve partire subito. Andrò io in banca a prelevare questa somma. Firmami uno check sul tuo conto corrente. Conosciuta come sono, forse sul momento non faranno neppure caso alla firma. Lei quando può vedere quel suo cugino di Coimar? Andrò subito a parlargli. Bene. Gli dica che domani sera avrà il denaro. E voi cosa farete? Non abbiamo scelta. Il nostro destino è legato a quello della patria. Continueremo a combattere e soffrire.
Addio, Tony. Arrivederci, Todd. Coimar. Vacci domani prima che faccia giorno. Chiediti a Anatolio. Ti darà lui una camera. Poi mio cugino verrà a prenderti. Va bene. Ricordate, un mese fa non vi conoscevo ancora. Cinque nomi, questo è tutto. Gina, Tony, Toto, Miguel e Ramon. Abbiamo lavorato insieme da leali amici. Dal giorno che arrivai qui la mia vita è stata questa casa e a volte credevo che noi fossimo gli unici esseri viventi. Poi ad un tratto la fine. Gli amici devono separarsi. Addio, Tony. Coimar, l'imbarco di notte. Anche mio padre 10 anni fa lasciò Cuba così. Io ero un ragazzo e non riuscivo quindi a comprendere perché gli dispiacesse tanto. Gli stavo vicino sul ponte, piangeva e io mi vergognavo tanto per lui. Vedi come un ragazzo è sciocco. Ma ora so quello che provava. Ecco perché non voglio imbarcarmi. Lo devi, Tony. Sì, certo. È il meno che possa fare per te e per gli altri. Dammi ascolto, Tony. La tua prova è fallita e capisco il tuo sconforto. Ma non c'è da vergognarsi. Solamente non tentare, è una vergogna. Prima di lasciare l'America ho raccolto $20,000, non per me, ma per Cuba. E non mi furono dati da dei milionari in esilio, ma solo dai poveri del quartiere cubano. Musicisti ambulanti, danzatori, vecchi che lavorano nelle fabbriche, camerieri, fattorini, tutta umile gente. E quel denaro, frutto di tanti sacrifici, me lo diedero con gioia, credendo che io potessi ridare loro la vera libertà. Ora dovrei tornare a dire con vergogna che quel denaro invece è servito per mettermi in salvo e che la canaglia regna ancora a Cuba. Essi avranno ragione di dirsi l'un l'altro bene, ma sembra che non se la passi male il liberatore. Un uomo che si è battuto sul serio non torna vestito di gabardine come un agente di commercio, con gli ordinativi nella cartella. Credi che la tua morte gioverebbe a qualcuno? Gioverebbe a me. Preferire la morte piuttosto che riconoscere una sconfitta è un peccato di orgoglio. È una colpa, infine. Ma tu colpe non ne hai. Tony non è perduto la sorte di Cuba. È solo questione di tempo. Ora io non ci penso a Cuba, penso solo a me stesso. Pensa anche a noi, Tony. Abbiamo perduto molto, ma qualcosa ci resta. Insieme noi potremo ancora far tanto per il nostro paese e per il nostro amore, Tony. Non credi? Ti raggiungerò a Coimbra domani sera e poi ricominceremo. Gina. Tu non sai quanto ti amo, Tony. Mr. Seymour, io ho un impegno urgente. Mi permette di andare via subito? Sì, vada pure, Miss Valdez. Grazie. Thank you.
Il signor Seymour vuol parlarle. Potrebbe farmi un gran favore? Sì, volentieri. Porti questa busta a Coimar. È molto urgente. Coimar? Sì, all'albergo sulla banchina. Chieda di Anatolio. Anatolio? Sì, mi raccomando. È in gioco la vita di un uomo. Dipartimento di polizia? Lei sa che i funzionari della banca non devono compromettersi con questioni politiche, specie con questioni che riguardano Mr. Fenner. Questo check firmato da lui e che lei ha riscosso è un grave indizio. Per quanto mi dispiace molto, sono costretto a sospenderla dall'impiego e, creda, non mi è proprio possibile fare altrimenti. L'ho capito, Mr. Seymour. Allora, arrivederla, Miss Valdez, e tanti auguri. Arrivederla. Aspettavo col denaro di Coimar, cosa è accaduto? Il mio collega Roberto, non l'hai visto? Io aspettavo te, credevi che sarei partito solo? Oh, che pazzia! Il battello è pronto. È troppo tardi per fuggire. Il cassiere chiamò Ariete e fanno incassare lo check. Fra poco verranno un certo qui, sicuri di prenderti. Io volevo salvarti. Condannata a morte. È meglio morire qui che in fondo al morro. Signorita Valle. Open the door. Thank you.
punizioni. Quando ti farò segno vai giù in cantina e prendi la dinamite. E anche i fusi. Tutto ciò che puoi trasportare. Sì, Tommy. Basta! Thank you.
vinciamo! Abbiamo vinto! La rivoluzione vince! Il presidente e i suoi ministri sono fuggiti! Il presidente è fuggito insieme alla polizia! Tutti sono fuggiti quei cani! È rimasto solo il popolo! Il nostro popolo! Il popolo libero! Viva Cuba! Povero Tony. Lo hanno ucciso mentre vincevamo. No, Guillermo. Essi credono di averlo ucciso. Ma la sua anima è viva. E sopravviverà eternamente. Oh, Tony. Quando sentirò cantare, sentirò la tua voce. Quando vedrò la gioia sul volto degli altri, vedrò te. Sarai con loro quando danzano. E nei loro occhi, quando ringraziano il Dio. In 1933, Tony Fenner died for me. Now I have one brother less, but I have got my liberty. But I have got my liberty.